Siamo in compagnia di Lorenzo Codogno, founder di Lorenzo Codogno Macro Advisors. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buonasera. Buonasera anche a lei. Allora, vorrei appunto partire dalle tensioni tra Bellanova, che stiamo vedendo ovviamente che fa parte di Italia Viva, e il governo Conte, perché l'incontro è saltato, il che vuol dire che il recovery plan è fermo a livello nazionale. Poi sono stati risolti un po' i problemi a livello internazionale con il stop del veto della Polonia e l'Ungheria. Manca ovviamente risolvere il problema a livello nazionale. Lei come vede la fine di questa storia? Perché ovviamente Italia Viva ha anche dell'argomentazione molto importante. Beh, innanzitutto diciamo che il Consiglio europeo ha dato di fatto il via libera, come lei ha detto, non ci sono più i veti di Ungheria e Polonia, e questo è assolutamente positivo. Quindi adesso si tratta di una vera e propria formalità, fare gli ultimi passaggi istituzionali a livello europeo e poi ci sarà la ratifica da parte dei parlamenti nazionali. Per quanto riguarda il percorso italiano, c'è stato un documento è stato pubblicato che secondo me è molto importante, è un documento di visione e penso che questo documento tocchi punti veramente importanti per l'Italia, cioè dove bisogna andare a toccare per aumentare la crescita potenziale dell'Italia in futuro. Adesso si apre un problema politico di come qual è la governance, come gestire questo processo. E chiaramente ci sono delle malumori, dei mal di pancia all'interno della coalizione di governo. Io dubito fortemente che questo possa portare ad una crisi. C'è ovviamente l'interesse di tutti a trovare una soluzione che comporti un rimpasto all'interno del governo o che meglio ancora non ci sia alcun rimpasto e si vada avanti magari con le idee un po' più chiare su dove si vuole andare e si passi alla fase successiva, che è quella di delineare esattamente i progetti. L'importante è che non ci siano investimenti a pioggia, ma che ci sia una linea chiara e che possa portare anche ad un inizio della progettazione e poi anche dell'implementazione di questi progetti nel più breve tempo possibile. Questa è la cosa più importante in questo momento e per arrivarci ovviamente bisogna risolvere i nodi politici. Assolutamente sì, poi è anche abbastanza importante capire per quanto tempo i governi nazionali potranno permettersi di continuare con questi lockdown così, così stretti, in particolar modo l'Italia, perché abbiamo sentito anche più esponenti, del settore dei servizi, in Italia, che sono fortemente scontenti. Ci sono delle perdite, molto molto significative. C'è stata un'apertura più o meno di 10 giorni, non di più. Infatti già da domenica la Lombardia, insomma tutta l'Italia quasi è zona gialla, quindi c'è un'apertura delle attività commerciali, però non così come magari c'eravamo abituati nel passato. Per quanto tempo può continuare questa stretta? Perché già l'impatto sull'economia e soprattutto sul settore dei servizi è troppo 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 importante. Sì, va detto che l'impatto sull'economia è molto frammentato, nel senso che alcuni settori non stanno soffrendo più di tanto. Ricordo che tutta l'industria sta andando abbastanza bene, è chiaro che se poi viene meno la domanda anche l'industria soffrirà, però se guardiamo i dati di produzione industriale, non solo a livello italiano ma anche a livello europeo, stanno andando discretamente bene. Purtroppo è tutto il settore dei servizi, in particolare quello della distribuzione e quello della ristorazione, dei viaggi, eccetera. Questo è il settore che per ovvi motivi sta soffrendo tantissimo. Difficile dire quando tutto questo finirà, perché si tratta di cercare di individuare e capire la tempistica del vaccino e come questo potrà risolvere la situazione nel breve, però c'è chiaramente un rischio di un'altra ondata e mi pare che ormai tutti i governi a livello europeo si stiano orientando verso maggiori restrizioni durante il periodo natalizio, che è il periodo più pericoloso perché ci sono più contatti tra le persone e questo può portare, ripeto, a un'altra ondata. Siccome
ci vorrà del tempo prima che i vaccini siano disponibili e siano effettivamente utilizzati per tutta per una buona parte della popolazione. Ecco, questo è abbastanza essenziale per riuscire a riaprire poi in gennaio e in febbraio e riportare il livello di attività verso una quasi normalità. In questo momento tutti stanno lavorando per questo, sia le banche centrali che i governi nazionali con misure fiscali di aiuto, di supporto al reddito. Questa mi sembra l'unica strada in questo momento. Ecco, se dovessimo fare il resoconto delle strategie dei diversi governi, secondo lei sono stati utili questi lockdown, queste chiusure? Perché alla fine, nel momento in cui c'è stata poi una riapertura, i contagi di conseguenza salgono, però è una cosa anche abbastanza naturale. Poi abbiamo sentito da Christine Lagarde durante la conferenza stampa che secondo le stime degli economisti della BCE, l'immunità di gregge sarà raggiunta nel primo trimestre del 2022, non 2021, nonostante, ecco, i vaccini in arrivo. Ecco, secondo lei è stata una strategia di successo o magari dopo un bel po' di anni capiremo che non è stato, ecco, il modo migliore di affrontare questa pandemia, a livello Ma economico soprattutto? sì, ma è molto difficile dirlo. È chiaro che bisognerebbe avere il supporto di analisi dettagliate che al momento non abbiamo. Mi sembra che un po' tutti i governi abbiano reagito, chi più chi meno, con misure simili, perché non c'è, come dire, un manuale di istruzioni in questo caso. È una novità un po' per tutti. Certo, ci si poteva preparare meglio con piani antipandemia prima che ciò accadesse, però ormai la cosa è fatta e penso che predisporre ora dei piani che consentano la vaccinazione della popolazione in tempi rapidi possa essere la chiave di svolta anche per assicurare le persone, perché ricordiamoci che non sono solo le restrizioni dei governi che possono penalizzare l'attività economica, ma il comportamento anche dei consumatori, degli investitori, degli operatori economici. È indubbio che la situazione è molto difficile, è indubbio che ci vorrà del tempo prima che torni alla normalità. Bisogna lavorare nella direzione che abbiamo visto e cercare di risolvere le cose il prima possibile. Allora, secondo le indiscrezioni di Bild, il quotidiano tedesco, il ministro della salute tedesco, appunto Jens Spahn, ha annunciato che molto probabilmente il vaccino Pfizer-BioNTech verrà approvato ovviamente in Europa il 23 di dicembre. Ovviamente l'approvazione segue da venire dalla European Medicines Agency, ovvero l'EMA, l'autorità europea. Che cosa potrebbe cambiare per il vecchio continente questo annuncio, se dovesse essere poi vero, perché l'EMA non ha confermato nulla per il momento, e soprattutto che tipo di vantaggio hanno gli Stati Uniti e la Gran Bretagna rispetto all'Europa, visto che le approvazioni e anche il cosiddetto vaccination rollout è già partito? Sì, beh, è chiaro che è un trade-off qui. Più si fa presto e meglio è, però allo stesso tempo si corrono alcuni rischi. E quindi in questo momento probabilmente è meglio aspettare il via libera definitivo, che secondo questa indiscrezione dovrebbe avvenire con qualche giorno di anticipo rispetto a quello che ci si aspettava. Poi sarà un problema logistico, come distribuire il vaccino, come organizzare le vaccinazioni a livello locale, nazionale. Questo è un grandissimo problema logistico che penso che tutti gli stati stiano affrontando con uguale decisione e importanza, cioè un importante processo sul quale dipendono le vite delle persone e il ritorno a una situazione di normalità. Quindi penso ci sarà molta pressione per fare il più presto possibile. Assolutamente sì. Allora, vorrei riportare alcune dichiarazioni di Draghi, l'ex presidente della BCE. Stiamo entrando in una nuova era.
ha detto Draghi durante la presentazione del rapporto, nel quale saranno necessarie scelte che potrebbero cambiare profondamente l'economia. Lo sforzo compiuto finora sotto la spinta dell'emergenza è stato ben fatto ed era necessario, ma ora occorre passare a una fase molto più delicata perché più selettiva. Chi dovrà decidere quali compagnie dovranno essere aiutate? Uno degli ovviamente interrogativi, ha spiegato Mario Draghi nel rapporto, il cosiddetto Reviving and Restructuring the Corporate Sector Post-Covid. Quindi queste sono state le parole di Draghi. Lei ecco, è d'accordo con questa dichiarazione che ci deve essere una selezione un po' più mirata e che il problema diventa l'insolvenza delle aziende, soprattutto quelle un po' più piccole e meno, ecco, meno importanti, meno forti. Sì, spero proprio che non siano i governi a decidere o a scegliere le imprese che devono sopravvivere, quelle no, questo spetta al mercato. È chiaro che la situazione è difficile per tutti. Giustamente Mario Draghi, ma molti altri banchieri centrali che sono attualmente pienamente operativi, hanno indicato che daranno il supporto necessario dal punto di vista della politica monetaria. E allo stesso tempo i governi hanno detto che daranno supporto con misure tipo le garanzie o d'altro. In questo momento bisogna far sì che le aziende superino questa fase molto difficile e si posizionino per ripartire in termini di attività economica. Dopodiché ci sarà una selezione naturale, questo è inevitabile. L'economia cambierà, ci saranno alcuni business che rimarranno più deboli rispetto al passato, cambieranno di pelle, cambieranno di come verrà consumato, come il consumatore si comporterà rispetto a certe situazioni. Quindi la struttura economica dovrà adeguarsi e dovrà farlo anche in fretta. E questa comporterà una grandissima riallocazione delle risorse all'interno dell'economia. I governi devono facilitare questo processo, non devono porsi come ostacolo, perché è l'economia che deve gestire questo processo nella maniera più libera, più autonoma possibile. In questa trasformazione ci saranno dei costi sociali, dei costi in termini di disoccupazione, e i governi devono far sì che questa trasformazione, questi sacrifici, possano essere fatti con il supporto dei governi, con il supporto delle varie casse integrazioni dei vari paesi, con il supporto, al reddito quando serve, con finanziamenti e garanzie per le imprese quando sono necessari. Questo è il grande compito dei governi: facilitare la transizione, ma certamente non cercare di scegliere o imporre dei modelli, di sviluppo industriale o economico. Ecco, intanto stiamo vedendo i rendimenti dei bond europei, lo spread tra il BTP e Bund a quota 113 punti base continua a restringersi, lo spread non solo il decennale italiano rende lo 0,5 in questo momento, il decennale tedesco meno 0,6 e non solo il decennale greco 0,5 e quello spagnolo meno 0,01. Come si spiega, ecco, questi rendimenti dei bond europei? Ovviamente, certamente la BCE ha un ruolo molto importante, ma se non ci fosse? Se non ci fosse sarebbe un problema, perché in questo momento con i livelli così elevati di debito pubblico rispetto al PIL dei vari paesi, qualche problema di stabilità economica ovviamente si creerebbe. Ma in una situazione in cui i tassi sono bassissimi o vicini allo zero, e anche deficit molto elevati, anche necessità di finanziamento molto elevate, come è il caso in questa situazione, possono essere sostenibili nella misura in cui ci sarà un ritorno alla crescita, crescita nominale, ragionevolmente elevata, e questi tassi rimarranno bassi per un periodo sufficientemente lungo. Questa è un'opportunità per i paesi, per diciamo, ritornare alla crescita, fare le riforme strutturali che sono necessarie, fare gli investimenti necessari, e questo in un contesto di tassi molto bassi. La mia impressione è che i tassi rimarranno bassi per ancora molto tempo, e questo chiaramente mette pressione. Gli spread dove sono ancora elevati, come è il caso dell'Italia rispetto alla Germania, potranno comprimersi ulteriormente, a meno che non si creino delle situazioni specifiche nei paesi. Quindi in questo momento solo l'Italia può rovinare la festa.
La festa continuerà, a mio avviso, gli spread continueranno a ridursi, e questo per un periodo sufficientemente lungo. È un'opportunità che va colta e non va certo lasciata cadere. Ecco, quindi questi rendimenti, soprattutto anche i rendimenti italiani, ma se vogliamo anche quelli della Grecia, sono the new normal. Direi di sì, quantomeno per qualche anno. Io penso che uscire da questa fase necessiterà di un periodo abbastanza lungo, quindi stiamo parlando di alcuni anni, ed è un periodo che è necessario per dare anche tempo ai governi di mettere in campo quelle misure che possono rilanciare in maniera strutturale la crescita, gli investimenti, fare riforme strutturali. Se questo avverrà tra qualche anno, l'Italia si ritroverà in una situazione molto migliore rispetto al passato, nonostante l'elevato rapporto debito-PIL. Mentre se questo non avvenisse, è chiaro che a un certo punto i nodi verrebbero al pettine e i problemi tornerebbero ancora più grandi di prima. Ultimissima domanda, ultimissimo argomento che vorrei toccare. Secondo lei un possibile no deal, un'uscita dell'Unione Europea, ovviamente mi riferisco alla Brexit, rimane un rischio per l'economia sia del vecchio continente ma anche per l'economia della Gran Bretagna, che tra l'altro ricordo che domani Londra e anche qualche altra città entrano nella cosiddetta Tier 3, che sarebbe una specie di quasi lockdown, se possiamo dirlo sicuramente. Ecco, le attività commerciali e dei servizi saranno chiusi nuovamente dopo un momento di pausa che stiamo vivendo anche in questo momento in Italia durante questo periodo di zona gialla. Quindi rimane rischio il Brexit? Sì, è verissimo. Innanzitutto la situazione della pandemia anche qui nel Regno Unito è molto critica. Come lei ha citato, domani sera Londra dovrebbe tornare ad essere sul livello massimo di restrizione, quindi questo è un problema ovviamente anche per l'economia. Brexit si aggiunge a questa situazione che è già di per sé molto difficile. Sappiamo che ormai i giorni sono veramente pochi da qui a fine anno, si sta negoziando intensamente. Io penso che alla fine un qualche compromesso verrà raggiunto, però siamo ormai troppo vicini alla fine anno per ritenere che non ci saranno problemi il 1 gennaio dell'anno prossimo, quando si tratterà di passare la dogana. È chiaro che il Regno Unito non è pronto, così come non è pronta l'Unione Europea, ci saranno delle disfunzioni. Questo penso che sia ormai inevitabile. Quello che è importante, a mio avviso, è mantenere un filo di dialogo. Ricordo che Brexit non è un evento one-off, ma sarà un processo che probabilmente durerà molti anni. Bisognerà trovare un modus vivendi, un modo per mantenere l'accesso al mercato, reciproco ai due mercati, però mantenendo delle regole che siano sufficientemente chiare. Ora, definire tutte le regole nel giro di qualche giorno, visti tutti i contrasti che ci sono stati in passato, mi sembra difficile, ma avere un accordo di massima per poi lasciare ad un processo che inevitabilmente sarà lungo, definire tutti i dettagli. E penso che sia la soluzione più auspicabile, probabilmente anche quella più probabile, nei prossimi giorni. Grazie mille, sicuramente avremo modo di approfondire anche questo argomento perché la saga non è terminata, questo è sicuro. Grazie mille a Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors, buon proseguimento. Grazie mille, saluti.